È venuto a trovarci un amico qui nel nostro salotto di Cremona 1, ben ritrovato Fabio Turchetti. Ciao, ciao Fabio. Ciao, grazie. Ciao. Grande successo per i nostri viaggi del Turco, ma qui tu sei oggi qua da noi perché ci porti un ospite eccezionale. Certo, certo. Benvenuto a Guogan, welcome in Cremona. Welcome. Guogan è un grandissimo musicista, giusto? Dacci tu un'introduzione, è un musicista cinese che vive a Parigi. Che vive a Parigi, anni. Ok. Ci siamo conosciuti a Parigi e abbiamo deciso di fare delle cose insieme. Adesso è qua per fare qualche concerto, registreremo delle cose e poi proseguiremo la nostra collaborazione altrove. Guo, tu hai tante cose da raccontarci, you have many things to tell us, so... Adesso direi che ci fate sentire prima un breve brano e poi chiacchieriamo insieme, okay. First we play, then we talk. Yeah, yeah. Parla più piano e nessuno sentirà il nostro amore, lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, eppure il cielo che ci guarda da insieme a te io resterò, amore mio, sempre così. Bravi, complimenti, sono solo io in questo momento, però valgo certo. Per tutto il pubblico a casa, certo, davvero. Certo, un omaggio certo. A un grande film, Il Padrino, certo. Ovviamente con questo brano. Guo, you live in Paris. Yeah. How long have you been in Paris? I live in Paris before 20 years. 20 years. 20 anni ago. Che sei a Parigi. And what do you do in Paris? I'm a musician. You teach? I play concert in the world. Tu sei sempre in giro per il mondo a fare concerti, ovviamente. Yeah. La cosa molto curiosa è lo strumento, the instrument you are playing, because this is a Chinese violin, un violino cinese, quello che state vedendo, che ha solo due corde, two strings only. Two strings. It's a very ancient instrument. This is a very ancient instrument. Yeah. È uno strumento molto antico che ha un suono molto particolare, vero Fabio? Sì. E si suona praticamente, immagino, solo in Oriente questo sì, violino. Sì, è uno strumento tipico di tutta l'area asiatica. Io credo certo. Che anche in Vietnam o, non so, in Corea, maybe they play, Giappone, maybe they play in Asia. In Asia. More or less difficult to play respect our violin, the Chinese violin? Yeah, this Chinese violin, its name is Erhu. Erhu? E-R-H-U. Ok, questo è il nome cinese. Il nome cinese. Davvero curioso come suono, ovviamente, molto, molto, però si sposa perfettamente, ovviamente, in questo caso con la chitarra. E infatti il nostro progetto, che si chiama La Via della Seta,
The Silk Way è un progetto dove l'Oriente incontra l'Occidente, un po' sulle orme di Marco Polo, è un immaginario. Yes, yes. Avete il vostro progetto insieme. Esatto, yes. Abbiamo un progetto dove Oriente e Occidente si incontrano, yeah. per creare nuove sonorità che sono lontane e vicine allo stesso tempo. Guo, is your first time in Cremona? La tua prima volta a Cremona? It's first time. What do you think about Italy, our no city? First time. In this city, it's first time. La first time. Mm. What have you seen something in? I love beautiful church, beautiful. La chiesa, yeah, ti è piaciuta molto, yeah. Il nostro duomo. Have you beautiful seen city. The violin museum? No. Yeah. Oh, you saw. No, ha visto la scuola di Luther. Ah, no, oh. not yet. The violin school. Yes, la yes, scuola yeah. di Lutheria. E poi l'università, la sede dell'università. Stamattina siamo andati a vedere una bellissima mostra di Harmonium, uh-huh. che è poco pubblicizzata, yeah. però alla sede dell'università. Noi ne abbiamo parlato, ovviamente, sì, dei rulli. Dei rulli, bellissimo, incredibile. Esatto. Devi portarlo al Museo del Violino, sì. però. Domani, ovviamente. Abbiamo tante cose, i tempi sono un po' stretti, ma speriamo di farcela, ecco, diciamo così. Allora, what's your project for the future, Guo? Future? Project for future. No, I play with Fabio. With Fabio? I love something for a mix. Uh-huh. Mix Chinese music uh-huh. and Chinese Italian. Okay. How do you like living in Europe and in Paris? Yes. I live in Paris. Paris a lot of musicians. Mm-hmm. We are meeting sometime we play together. I play a lot of concerts in China too. Mm. Anche in Cina fai i concerti, yeah. sia in Cina che ovviamente a Parigi, che è un contesto ovviamente. E poi fa colonne sonore, insomma, ho portato uno importante. Colonne sonore, ma ragazzi, qui abbiamo Guo Kung Gan. Kung Fu Panda che, l'ha fatta esatto, lui. Esatto, Kung Fu Panda l'hai fatta tu. For children. How was this experience? This movie for children is very famous. How I play come music. You did the soundtrack? How come? In Paris. In Paris? Paris? Yeah, yeah, ti hanno contattato? Paris. Yeah, contacted for gym work. Okay. Gym work. And it was a great experience, I mean. Yeah. Mm. Beh, insomma, direi che è grande soddisfazione questa testimonianza che sì. è un grande musicista, ovviamente. Sì. And did you use this violin for the soundtrack? Yeah, yes. This one? Okay. Allora, noi siamo molto affascinati anche dal suono di questo strumento, quindi io direi di ascoltarvi nuovamente. Sì. Vorrei dire una piccola cosa storica. Cioè, il violino è nato prima in Cina e poi attraverso lunghi passaggi è arrivato in Europa. Cioè, il nostro Davvero? Violino... sì, il nostro violino... È il nostro antenato, quindi, questo? È il nostro antenato. Ah. Yeah. Vedi? Capito? Il nostro antenato. Però... Che poi attraverso i popoli e la storia ha preso forme diverse, ma sostanzialmente oggi siamo andati a vedere alla scuola di liuteria, mm-hmm. ci sono i vecchi violini, quelli che facevano le prove, che facevano nel Rinascimento sì. no? E ci sono delle cose che sono... Una via di mezzo fra il nostro è questo. Ma la cosa incredibile è che un solo due corde riesca ad ottenere dei suoni così. Perché il violino classico ha... Quante corde ha? Quattro. E qui ne abbiamo solo due. E qui abbiamo solo due. Ma il suono è pazzesco il lo suono stesso. È quello. Quindi, insomma, è davvero, davvero incredibile. E adesso facciamo un pezzo... Cosa hanno detto i ragazzi a scuola di... No, di... non abbiamo incontrati, abbiamo solo fatto un giro. Avete fatto solo una panoramica della scuola. È solo per Savala. Esatto. Adesso facciamo questo pezzo, dove ancora è un pezzo cinese, sì? dove una percussione e il tamburello così nostro, italiano, incontra, quindi tradizioni che si... Che si incontrano, il tamburello italiano tipico che incontra insomma, il violino cinese. Del nostro sud e il violino cinese. Vediamo che cosa succede. È nato. Thank you.
Ma che meraviglia, bravissimi, davvero Cina e Italia unite dalla musica, è davvero bello questo qua, un insieme di così espressioni e sensazioni meravigliose. Thank you. Allora io faccio vedere intanto un po' di CD che mi ha portato Guo, perché sono comunque ovviamente dei lavori che lui ha portato avanti. Qui abbiamo un CD con tutti i suoi jazz standard e poi musica classica cinese e poi abbiamo le canzoni del Palazzo Imperiale, quindi davvero molto interessante, e tutto materiale che poi si trova anche immagino sui vari siti, certo, eccetera, se si vuole ascoltare questo genere di musica. Guo, thank you very much for being here. Thank you very much. E grazie mille a Fabio Turchetti per questo regalo. Lui ci fa sempre scoprire. Allora, prossimo viaggio che fai? Me lo fai in Cina? Ma non lo so. Adesso intanto porti qua. Poi vediamo. Ti vorrei proprio vedere in Cina con la telecamerina, girare un po' nei localini e vedere che cosa mi porti a casa. In attesa della prossima edizione dei Viaggi del Turco, grazie ovviamente a Fabio Turchetti, grazie a Guo Gan per essere stato con noi e buon lavoro ovviamente a tutti e due. Grazie.